una delle location più suggestive ed incantevoli della nostra regione, Bibenda ha premiato le eccellenze del vino pugliese. Tra i 20.000 vini recensiti dalla famosa guida, sono 13 quelli che si sono guadagnati 5 grappoli, degustati a Savelletri nella struttura che è al top nel settore dell'ospitalità, Borgo Ignazia, luogo d'elezione per i matrimoni dei VIP di tutto il mondo. Tra i premiati Bruno Vespa, oramai pienamente calato nel ruolo di produttore vinicolo con la sua tenuta di Manduria Futura 14. Una nuova avventura come produttore di vini, insomma, dal giornalismo alla vigna. Com'è nata questa idea? Io sono appassionato di vini da quasi 40 anni, credo di essere stato tra i primissimi a scrivere sui vini di quotidiani. Sono allievo indegnamente di Luigi Veronelli e poi improvvisamente, così, un momento di follia, e sono diventato produttore e sono felicissimo di essere produttore. È una sfida difficile, molto difficile. Ho l'assistenza di un grande enologo e di un mio amico che mi assiste nel commerciale. Siamo partiti quest'anno, siamo partiti bene. Il fatto di essere già premiati con 5 grappoli mi inorgoglisce e la Puglia può fare molta molta strada. Albano ha conquistato i 5 grappoli Bibenda con il suo platone, dimostrando ancora una volta che la scommessa fatta con la sua terra d'origine è decisamente vincente. È una promessa che ho mantenuto, siccome mi piace mantenere le promesse, ho fatto di tutto perché questa idea che avevo da quando ero ragazzino, nel momento in cui sono partito per il nord, era il 1961, io dissi a mio padre: io tornerò e farò anche una cantina vinicola e il primo vino avrà il tuo nome. E lui mi rispose: quanti sogni hai nella testa? Io non solo sogni, sono progetti che prima o poi li realizzerò. Cioè, guarda che la vita è molto più dura di quella che tu pensi. E io la sfido. Bene, nel 1973 mio padre prese in mano la bottiglia, la prima bottiglia, la cantina l'avevo già terminata ovviamente, il primo imbottigliamento, e quello è stato uno di quei momenti fantastici, indimenticabili, vedere proprio la faccia di un padre che sorride a un'impresa che secondo lui sarebbe stata impossibile, invece per me è stata possibilissima. Sono figlio di contadini che hanno sempre fatto il vino e io ho continuato quella tradizione. Presenti alla cerimonia anche tutti gli altri grandi produttori pugliesi premiati dalla guida Bibenda, le aziende Tormaresca, Daraprì, Masseria Liveli, Conti Zecca, Taurino, Gianfranco Fino, Morella, Leone De Castris, Cantine Due Palme, Carvinea e Tenute Rubino, che hanno offerto ad una platea selezionata i prodotti saliti sul podio. Momento clou della serata, presentata dalla collega del TG Norba 24 Daniela Mazzacane, il battesimo della sezione pugliese della Fondazione Italiana Sommelier, affidata alla guida dell'Ed Sommelier di Borgo Ignazia, Giuseppe Cupertino. Questo è un grande momento per la Puglia, dobbiamo sfruttarlo, dobbiamo renderlo nostro e soprattutto renderci orgogliosi e comunicarlo al mondo. E noi siamo presenti e soprattutto saremo presenti per il futuro come grandi produttori non solo di vino ma di olio e di grande turismo e di cultura finale. Il presidente dell'Associazione Italiana Sommelier, Franco Ricci, ha sottolineato che si tratta di un bel traguardo per la Puglia enoica, che in quest'ultimo periodo ha fatto passi da gigante nel settore. Da addetto ai lavori, pregi e difetti dei vini pugliesi. Ma i vini pugliesi, ripeto, c'è stato un 15 anni di sbalorditiva per quanto mi riguarda, perché ero addirittura incavolato con le autorità anche politiche. 15 anni fa mi ricordo che scrivevo anche sul Corriere di Brindisi o insomma il Corriere della Puglia, qualcosa del genere, litigavo con i giornalisti dell'epoca, perché ragazzi, ma che è successo? Ecco, che è successo? La risposta è stata che invece è successo il contrario, ed è successo che praticamente oggi ci sono soltanto 13 produttori di vino che sono all'altezza massima, cioè l'eccellenza, su una regione come la Puglia. Avere 13 premiati da noi significa che poi noi siamo anche abbastanza stitici, per cui a un certo punto mi rendo conto che la risposta è questa, la risposta è che ci sono 13 produttori di qualità, ci sono oltre 37 produttori che raggiungono la media addirittura dell'89 centesimi di qualità, bere tutti i giorni 89 centesimi vuol dire un miracolo. Alla padrona di casa, Marisa Lisi Melpignano, è stato conferito il titolo di sommelier d'onore. Imprenditrice dal grande intuito, ha promosso l'immagine
l'immagine della Puglia in Italia e dall'estero, bypassando i canali pubblicitari tradizionali. La sua scommessa, nata dal grande amore per la nostra terra, è risultata vincente, trasformando in risorsa un patrimonio fino a poco fa sconosciuto. Parole di apprezzamento per i nostri vini sono arrivate da politici addetti ai lavori. Il vino pugliese, da sempre bistrattato, ha finalmente acceso i riflettori sulle sue potenzialità. La Puglia ha tutte le carte in regola per entrare nel gota del vino. I 5 grappoli di Bibenda sono un chiaro segnale. La strada è quella giusta.